Allora, buonasera, grazie a tutti per essere venuti così numerosi a questo incontro che conclude la prima giornata del Festival degli Scrittori. Premio Gregor Borrezzori, un'edizione quest'anno direi in grande spolvero, anche per gli ospiti che sono qui a questo tavolo. Ospiti che non hanno bisogno di presentazione sia per chi segue la letteratura, sia per chi segue la musica, perché sono strade che a questo tavolo si intrecciano, come vedremo più avanti. Comincio dalla mia destra, abbiamo un premio Pulitzer. Posso dire di aver seduto, di essermi seduto alla sinistra di un premio Pulitzer, che è Michael Cunningham. Chiedo un applauso. Comunque, il libro di Awards, Le ore, da cui è stato tratto un film notissimo, è forse il lavoro più noto e più letto di Michael Cunningham. Io ricordo anche un altro libro a cui sono particolarmente affezionato, che è stato uno dei libri della mia vita, che è Carne e Sangue, che è Flesh and Blood, che è uno dei suoi capolavori, secondo me. Alla mia sinistra, invece, due italiani, Francesco Bianconi. Applauso. E Simone Lenzi. Accomunati dal fatto che sono toscani, ambedue suonano in un gruppo, Baustelle per Francesco, Virginiana Miller per Simone, e ambedue sono scrittori di successo. Tra l'altro, Francesco festeggia l'uscita del suo nuovo romanzo, è uscito ieri. La resurrezione della carne per Mondadori, e domani sera lo presenterà qui sotto, credo, nel cortile, con un reading a cui parteciperanno, un reading musicale a cui parteciperanno anche Ettore Bianconi e Sebastiano all'elettronica, Sebastiano De Gennaro, che chi segue la musica sa il suo valore di percussionista. Bene, io comincerei facendo una domanda per ospitalità, diciamo, all'ospite straniero, cioè Michael Cunningham. Ho letto in una biografia, in un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa, io do del tu, anche se tanto in inglese non c'è differenza, che hai letto che sei cresciuto ascoltando rock and roll, ovviamente, e ascoltandolo anche come forma di ribellione. Quindi volevo sapere, il rock che ruolo ha avuto nella tua crescita, non solo di uomo, ma anche proprio di scrittore? Well, you know, like most kids in the world, I listened to rock and roll as an act of rebellion and a declaration of my superiority to really almost everybody. Beh, come quasi tutti i ragazzi di quell'età, per me il rock and roll era un atto di ribellione, ma era anche una dichiarazione della mia superiorità rispetto a chiunque altro. I very much envy both of you gentlemen because I would have loved to have a career as a musician and was only prevented by the fact that I have no talent at all, which is unfortunate. Invidio davvero tutte e due voi, perché io avrei voluto davvero avere una carriera di musicista e l'unica cosa che me l'ha impedito è che non ho affatto nemmeno un briciolo di talento. L'invidia è reciproca. But I feel L'invidia like è reciproca. This is mutual. I think I learned from listening to music as a kid, especially rock and roll, about rhythm, about drive, about a song that works even if you don't know the language in which the lyrics are written. Credo di aver imparato dalla musica, di aver imparato che cos'è il ritmo, che cos'è il drive, cioè la spinta, l'accento all'interno di una frase. E ho imparato dalla musica che una canzone, se davvero funziona, funziona anche se non si capiscono sempre le parole.
And when I started writing, since I started writing, I have felt that the language should have a rhythm, should have a beat, it should be possible to read a passage of a novel to someone who does not understand the language it's written in, and it should still sound like something. Yeah. E da quando ho cominciato a scrivere, ho cominciato a capire che era importante che la lingua avesse, il linguaggio che usavano lo scrivere avesse un ritmo, un beat, e che dovrebbe essere possibile, se un brano di un romanzo è scritto bene, che si possa leggere a voce alta a qualcuno che non conosce quella lingua e che quel qualcuno possa comunque apprezzarne un significato. Ecco, direi che Michael ha detto già delle cose, insomma, significative, su cui vi chiedo sia a te Francesco che a te Simone di riflettere e dire qualcosa, aggiungendo, diciamo, la domanda che ho fatto a lui in senso inverso, cioè se in qualche modo la letteratura per voi, nella vostra esistenza, ha avuto una forza propulsiva di ribellione come per Michael ha avuto il rock. E se sì, quali sono stati gli autori che in qualche modo avete sentito che leggendo vi facevano essere superiori in qualche modo, come ha detto Michael, agli altri coetanei? Francesco. Allora, sì, posso dire un po' la stessa cosa dal punto di vista opposto, dal punto di vista di un musicista, nel senso che io ho cominciato a suonare, a cantare, ad amare musica che conteneva molta letteratura dentro. Io sono cresciuto negli anni Ottanta, la prima grande epoca del rock and roll, quello vero, la prima ribellione, anni 50 e 60, era già scemata, eravamo già in epoca di riflusso. Io ero un ragazzino molto strano, non amavo la musica della mia età, la musica degli anni Ottanta, tastiere, keyboards. E ascoltavo, forse anche grazie ai miei genitori, ai dischi che trovavo in casa, cose degli anni 60, degli anni 70. Stranamente, straniere, principalmente straniere, non italiane. Stranamente le cose che mi piacevano di più erano quelle in cui, pur non capendo la lingua, ancora non conoscevo l'inglese, non lo stavo ancora studiando a scuola, però mi interessavano, chissà perché, proprio quelli che poi da grande avrei imparato essere cantanti, cantautori, band, che avevano un germe di, chiamiamolo, letteratura dentro. E quindi, non so, Lou Reed, ad esempio, Leonard Cohen. Quindi ero molto affascinato da gente che aveva un po' di letteratura dentro. Bob Dylan, e questa è una cosa che credo di avere in comune con Simone, correggimi se sbaglio, a un certo punto della mia adolescenza scoprì che esisteva una band che era contemporanea a me, alla mia esistenza, che si chiamava The Smiths, ed erano canzoni apparentemente leggere, con un cantante con una voce affascinante, che parlava una lingua che non avevo mai sentito. Stavolta io un po' l'inglese cominciavo a capirlo e capivo che cantava parole che di solito non avevo mai sentito in una canzonetta. Vabbè, allora mi attacco a quel che ha detto Francesco. Sì, assolutamente la folgorazione degli Smiths fu una folgorazione. Io ricordo che ero in macchina in una 126 guidata da un amico che era più grande e quindi aveva la patente, io ancora non l'avevo, e contro radio, che era la radio di Firenze, stava mandando Heaven Knows I'm Miserable Now, e rimasi stupefatto dal fatto che su una musichetta così allegra si potessero cantare parole così tristi. E
siccome ero un ragazzino abbastanza per bene, mi venne in mente immediatamente Schubert, cioè il fatto che Schubert, quasi tutte musica scritta in maggiore, di una tristezza agghiacciante. E, ecco, gli Smiths erano quella cosa lì, secondo me, cioè erano un uso meraviglioso della lingua inglese che veicolava appunto messaggi di una tristezza mortifera, se volete, però ammantati di intrecci chitarristici assolutamente fenomenali. La mia canzone preferita era Suffer Little Children. May I just quickly say it is such a pleasure to be on a panel with a man who understands that Schubert's Winterreise and the Smiths' The Queen is Dead are very similar. I love you for that. Posso dire che è un grandissimo piacere essere in una tavola rotonda, intorno a un tavolo con un uomo che capisce che le Winterreise di Schubert sono simili e paragonabili al Queen is Dead. True. Dei Smiths. Ecco, io vi avevo anche chiesto se la letteratura per voi nella vostra vita ha avuto un potere deflagrante e di ribellione pari al rock, e se secondo voi possono essere le due cose possono giocare sullo stesso piano, cioè la letteratura può essere ribelle quanto il rock? È una domanda che poi giro anche a Michael. Sì, certo, secondo me la letteratura può essere ribelle quanto il rock and roll, in magari con metodi di funzionamento, modalità diverse, però può essere, lo può essere come. La mia esperienza sempre di adolescente sfigato è legata anche ad aneddoti del tipo vado a scuola, sono al liceo, il professore mi fa studiare questa cosa, io per dispetto vado a scoprire quello che il professore non mi fa studiare, per cui io ho scoperto molte cose così per far dispetto al mio professore, tipo, che ne so, i crepuscolari, la scapigliatura oppure Gozzano, tutte cose che la scuola in Italia è un argomento abbastanza di attualità, ma non se ne può parlare, ci vorrebbe una decina di conferenze, però la scuola anche ai miei tempi non era un granché, il programma scolastico non arrivava mai alla fine, per cui i poeti del Novecento non si facevano in tempo a studiare, poeti del Novecento, quindi T.S. Eliot non esisteva se tu non andavi a cercarlo, Eugenio Montale non esisteva se non andavi a cercarlo. E io ho fatto sono molto orgoglioso di dichiarare adesso che ho fatto molte piccole avvincenti scoperte andandole a cercare da solo. Quindi mi viene da dire che la scuola è molto importante, è giusto che sia fatta bene, ma la scuola te la fai anche dentro. Sì, concordo ancora una volta con io concordo quasi sempre con Bianconi, anche perché abbiamo questa sorte che io scrivo canzoni e ogni tanto è come se vi passassero davanti, quando ce n'è una di successo mi sfugge e la scrive Bianconi sempre. No, non è vero. Però ecco, io volevo dire che invece per me io non sono mai stato un ribelle, purtroppo, no? E in realtà per me la letteratura ha sempre più avuto un valore come se fosse una scuola di rassegnazione, direi, da un certo punto di vista. Ho un aneddoto su questo, che però risale a quando facevo l'università, studiavo filosofia, allora mi ero convinto, insomma, del fatto che fosse importante sapere un po' di tedesco.
E allora andai a Überlingen, che è una cittadina molto piccola sul Bodensee, sul lago di Costanza, e lì c'era una scuola assurda, era un edificio fine 800, polveroso, grigio, e era una scuola enorme dove c'erano però solo due insegnanti, un fratello e una sorella, molto anziani, con i capelli bianchissimi. Lui aveva una grande barba bianca, la sorella anche, questi capelli bianchi, e era pettoruta in modo wagneriano, era enorme. E ci insegnavano il tedesco, però lui ci faceva anche capire che questa aspirazione a imparare il tedesco era mal riposta, noi non saremmo mai stati veramente in grado di imparare il tedesco, perché ci diceva Brot non è pane, ma lo diceva in un modo, come dire, voi non capirete mai davvero il tedesco. Ecco, e questa cosa mi colpì perché proprio mentre frequentavo quella scuola leggevo Jacob von Gunten di Robert Balzer, che era quello. Jacob von Gunten è una specie di romanzo di formazione, in realtà è un romanzo di deformazione o di distruzione, se volete, perché insomma è la storia di questo ragazzo che frequenta una scuola che insegna a non avere nessuna ambizione, a non avere nessuna aspirazione. L'unica cosa che studiano all'Istituto Beniamenta è un libro che ha per titolo Quale scopo si prefigge l'Istituto Beniamenta? E quindi per 5 anni questi ragazzi studiavano il niente. Ecco, in un certo senso per me la letteratura ha avuto questa, un po' questa funzione, cioè una grande scuola di rassegnazione, ma lo dico con un senso positivo, non vorrei dare un messaggio di sperante, non è disperazione, ma insomma, piuttosto accettazione. I feel like we should have a fight. I mean, don't people come to these things hoping there'll be a fight? I feel like we should fight. I know people like a fight. No. I don't have one ready at the moment. I very much like you. I went to a stupid school. Yeah. Just the stupidest school, full of stupid teachers and stupid kids. And I thought, if I looked smart, I might get more dates. You know, like if I could talk to you. Anch'io ho completamente condiviso quello che dicevate delle scuole. Io sono andata a una scuola stupida, una scuola dove gli insegnanti erano stupidi, i ragazzi erano stupidi, e io pensavo solo che valesse la pena di essere più intelligente, perché se sei più intelligente trovi un po' più di persone con cui uscire la sera. And I thought if I could talk to you about Leonard Cohen and Bob Dylan and James Joyce and Virginia Woolf, I would get laid. It didn't work. E pensavo che se riuscissi a parlare di Leonard Cohen e di James Joyce e Virginia Woolf, forse riusciremmo anche ad andare a letto. Cioè, ma non funzionava così. What happened was that Leonard Cohen and Bob Dylan and James Joyce and Virginia Woolf were so great, mm-hmm. were so overwhelmingly good that I kind of left my life and went into them. I didn't get dates. I lost my life and that life and entered a world of books and music. Mm-hmm. Ciò che è successo è che Leonard Cohen e Bob Dylan e James Joyce e Virginia Woolf erano davvero così straordinari per me che ho lasciato quell'altra vita della scuola. Ho smesso di pensare che questi sarebbero stati gli strumenti per poter trovare con chi andare a letto, sono entrato in una vita dove erano questi le musiche che ascoltavo, i libri che leggevo, ed era una nuova vita mia. Ecco, parlavamo di scuola, volevo chiedere a Michael Cunningham, qui in Italia c'è da anni un dibattito molto acceso tra intellettuali, ma anche
gli stessi addetti ai lavori della scuola sul fatto se i grandi cantautori italiani hanno diritto di entrare nelle antologie scolastiche, nelle antologie dove che a scuola introducono alla letteratura. È un dibattito molto acceso perché delle antologie le hanno fatto, hanno introdotto, ora non so se lui lo conosce, ma Fabrizio De André come uno dei poeti del Novecento, e spesso si sono sollevati dei dibattiti su questo tema, spesso proprio anche proprio fra i musicisti che dicono che la poesia messa in musica è una cosa diversa dalla poesia tout court, dalla poesia autentica e pura. Mi piacerebbe sapere da uno scrittore non italiano come vede questo dibattito, cosa ne pensa, dalla sua prospettiva ovviamente. Oh, I think literature and rock and roll, contemporary music should absolutely be taught in schools. That anyone who feels differently is simply wrong. There's no reason to have a discussion about this. Io penso che la letteratura e il rock and roll, la musica contemporanea, assolutamente devono essere insegnate nelle scuole. Chi non la pensa così sbaglia e basta, non c'è motivo di fare un grande dibattito su questo. Because literature is musical, and music is literary. There's not a clear line between the two, certainly not to me. Perché la letteratura è musicale e la musica è letteraria, e perlomeno per me non esiste una linea divisoria tra i due. And when if someone asks me, you know, who my influences are, they ask you that sometimes. E se qualcuno mi chiede chi è che ti ha influenzato, quali sono le tue influenze, a volte sai, c'è qualcuno che me lo chiede. I always say something like, well, Flaubert and Neil Young, and you know. In genere dico qualcosa tipo Flaubert. Yeah, and I mean it. I'm not just being, you know, fancy. They're both hugely important to me. Ecco, invece a Francesco e a Simone mi piaceva chiedere se in qualche modo il vostro ingresso nel mondo della letteratura italiana, della narrativa italiana. Ricordo Simone. L'autore della Generazione, romanzo da cui Virzì ha tratto il film Tutti i Santi Giorni, ha fatto una divertentissima e ficcantissima guida, tra virgolette, di Livorno in quella serie di La Terza che è Contromano, e il titolo era, non me lo ricordo, sul Lungomai di Livorno. Francesco ha il suo secondo romanzo, il primo era Il Regno Animale, sempre per Mondadori. Mi piaceva sapere se in qualche modo lo scrivere senza musica ha poi influito sullo scrivere con la musica. Ora sappiamo la differenza che c'è, non vi chiedo qual è la differenza tra scrivere un romanzo e scrivere una canzone, quella la sappiamo, ma se in qualche modo l'adozione, l'utilizzo di una lingua che non richiede accompagnamento musicale, che quindi può fluire libera, ha avuto in qualche modo influenza poi sulla vostra attività di musicisti. Chiedo per esempio questa cosa anche a Francesco, che nell'ultimo album, nel nuovo libro, c'è questo senso di rapsodico quasi, di forte avvicinamento per esempio alla poesia, non so se questo è legato in qualche modo alla musica, però ecco, quanto la scrittura letteraria ha poi influito sullo scrivere canzoni quando siete tornati a scrivere delle canzoni? Allora, faccio una premessa. Da scrittore di romanzi, io provo molta fatica, ho provato molta fatica nello scrivere prosa, tutte le volte in cui sentivo che non c'era musica nella mia testa mentre scrivevo. Non so se mi spiego. Io sono molto abituato a scrivere canzoni e quindi sono abituato a scrivere parole che hanno un senso non tanto in se stesse, ma perché sono messe in relazione a una melodia e a un'armonia. Quindi c'è una forte compenetrazione, è una questione proprio di struttura, di limiti.
la fatica per me dello scrivere il romanzo era il silenzio, ovvero era chiudermi. Magari avevo l'idea, avevo la trama in testa, però raccontata molto così, semplicemente stanza di casa, scrivania, computer, foglio e silenzio in testa. Non riuscivo a scrivere, non sono riuscito mai a scrivere niente finché non ho in qualche modo fatto arrivare una specie di musica in testa. Era quello che dicevi tu, ovvero che ogni letteratura ha un ritmo, è come se avesse la batteria, come se ci fossero the drums inside, perlomeno la batteria. Quindi questo, per scrivere letteratura ho dovuto, per scrivere prosa ho dovuto inventarmi una specie di musica, ho dovuto cercare la musica dentro le parole che stavo scrivendo. E tu mi chiedi quanto i romanzi, quanto la prosa influenza le canzonette. Non so risponderti, credo di sì, ma non so dirti in che modo. Questa è una cosa che ancora, ma forse perché ho scritto solo due romanzi, non so. Io faccio molta attenzione ai testi delle canzoni, per cui le tratto sempre con molto rispetto. Non sto dicendo che voglio fare poesia o letteratura scrivendo delle canzoni, però faccio molta attenzione al suono delle parole, per cui un po' è come se scrittore o aspirante tale lo fossi sempre stato scrivendo le canzoni. È il mio unico modo di scrivere delle canzoni. Rispetto molto le canzoni e cerco di prestare molta attenzione alle parole. Quindi era così anche prima che scrivessi il mio primo romanzo. Ancora una volta d'accordo. Aggiungo solo. Ma cambiamo ordine, parla prima tu, così io poi dissento. Così poi tu dissenti. No? L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che questo per me vale anche da lettore, cioè per me è un discrimine fra gli autori che leggo e quelli che non leggo. La sciatteria ritmica nella prosa è qualcosa che non mi fa andare avanti nella lettura. Questo appunto probabilmente credo dipenda forse anche appunto dalla formazione che abbiamo avuto, dal fatto che insomma sapevamo di dover scrivere. Scrivendo canzoni uno appunto scrive con dei limiti, c'è una linea melodica, c'è una struttura metrica che in qualche modo rispetti o che a volte non rispetti, ma allora il bello diventa quello. E questi paletti che ti vengono dal songwriting alla fine poi sono qualcosa che uno introietta, interiorizza e gli rimane appunto anche quando scrive in prosa. Però questo poi diventa qualcosa che per me ha anche a che fare con l'esperienza di lettore. Parlavamo di Cunningham, parlava di Virginia Woolf, che era un maestro assoluto in questo. Uno legge appunto Time Passes, la parte centrale di To the Lighthouse, e vabbè, basta, che altro vuoi dire? Insomma, leggilo e shut up. I'll pick an example. The Hours, the book of mine people seem most to know. I was listening to the Brahms Requiem over and over and over again, some other music, but I kept going back to the Brahms Requiem. Quando scrivevo The Hours, le ore, ascoltavo il Requiem di Brahms. Ho ascoltato anche altre musiche, ma al Requiem di Brahms continuavo a ritornare. And no one knows this but me, but that novel is essentially the Brahms Requiem. Mm-hmm. Made into
Nessuno lo sa, lo so solo io, ma quel romanzo in effetti è il Requiem di Brahms. Sì, sì. I mean, in, yeah, made into made in, it's a novel version of that of that music. I mean, in the novel people have dinner and they have sex, which does not occur in the Brahms. È il Requiem di Brahms fatto romanzo. Ed è vero che nel romanzo le persone hanno sesso, vanno a letto o cenano, ma non è nemmeno questo un finto Requiem di Brahms. It's just, you know, the sweep of it and its sort of darkness and aliveness was that's what the book is all it hopes to be all about. I of course am no Brahms. È un la vastità del Requiem, l'enormità. Ecco, questo è quello che voleva essere il romanzo. Naturalmente io non sono Brahms, non arrivo a questi livelli. I mean, I can't believe that e-books don't have an option. We could push a button and listen to the music the writer was listening to or had in mind when she or he wrote the book. I pray that they will add that. Su e-books ancora non esiste l'opzione per cui quando leggi l'e-book puoi premere un bottone ed ascoltare la musica che ascoltava lo scrittore quando ha scritto quel libro. Io prego, perché spero che presto qualcuno aggiunga quella opzione quando acquisti un e-book. Tra l'altro prima parlavamo con gli amici che notavano una somiglianza sconcertante fra La morte non esiste più, che è un singolo dei Baustelle dall'ultimo album Fantasma, e La regina delle nevi, l'ultimo romanzo di Michael Cunningham. Qualcuno trovava delle assonanze. Tra l'altro nell'ultimo romanzo, La regina delle nevi di Michael Cunningham, c'è la musica, perché uno dei protagonisti è impegnato nello scrivere una canzone per la propria compagna, per la futura moglie, tra l'altro che ha un destino abbastanza malata gravemente, quindi destinata a non esserci più. Mi piaceva che ci raccontasse questo collegamento fra musica e scomparire e non esserci più e morire. Visto abbiamo parlato di Requiem. Sure, ask me an easy one. Chiedimi una domanda un po' più facile, magari. How to not just sound like a complete asshole. Come non fare la figura del bello parlante? I mean, music feels more to me like distilled life than any other art form. And here's where I sound like an asshole. Life is about living, and life is about mortality. Life is about disappearing. We're disappearing. We're here now. It's great. And we're disappearing. And that's in music too, right? Come dire tutto questo senza sembrare veramente un pretenzioso, più che uno stronzo, un pretenzioso. Ma la musica e la letteratura ci sono la vita distillata, sono un distillato di vita, e in fondo la vita è anche la mortalità, è anche lo scomparire, mentre invece noi siamo qui adesso e quindi questo è ciò di cui ci occupiamo adesso, ma la vita è anche scomparire e morire. You know, if you're afraid of sounding like a pretentious asshole, you can't really be a novelist. Però devo confessare che se si ha paura di fare la figura del pretenzioso stronzo, non si possono scrivere i romanzi. Francesco, tra l'altro tu hai trattato questo tema dello scomparire, della morte, sia in musica che in letteratura. Uno dei temi dell'ultimo romanzo è proprio questo, addirittura il protagonista è un poeta fallito che invece ottiene il successo nella vita realizzando una serie televisiva sugli zombie. Quindi la morte entra in questo modo.
la parola resurrezione fin dal titolo, ma entra anche proprio come elemento deflagrante del romanzo. È più difficile parlare della morte in letteratura o in musica? Non so se è una questione di difficoltà. Della morte si può parlare e sarebbe bene parlare, sia in musica che in letteratura. La morte fa parte della vita, l'ha detto benissimo. Il problema è che se parli della morte, almeno questo dal punto di vista di una, chiamiamola, pop star, subito ti danno sembra che sia, è tabù parlare della morte, non se ne può parlare, me ne hanno detta di tutti i colori, perché il primo singolo del mio ultimo album si chiamava La Morte, tra parentesi, non esiste più, che aveva una certa positività, per cui rimane una sorta di tabù. In realtà è forse una delle canzoni più positive che abbia mai scritto. È una canzone che parla del non dare importanza alla morte da vivi, sempre che ci si riesca. Il mio sogno è riuscire a fregarmene totalmente della morte, non aver paura della morte mai. Quella canzone parla di quello. Del non aver paura di invecchiare, sono cose che succedono nella vita: invecchiare, morire, peggiorare, decomporsi, putrefarsi. Però l'importante è non averne paura. Quindi, per tornare alla domanda, non è più facile scrivere della morte in letteratura piuttosto che in musica o viceversa. Bisogna essere liberi di parlarne, anche in barba ai giornalisti che ti danno del corvo nero. E invece tu, Simone, nella generazione hai addirittura parlato del non nascere. Sì, che è sempre la miglior cosa. Non serve il problema alla radice. No, ma in realtà quando, perché... ci avevi appunto chiesto una specie di playlist delle cose che avevamo letto e che ci erano piaciute. Allora, io ho guardato nella mia libreria e ho rinvenuto una cosa abbastanza commovente, che è questa appunto edizione di To the Lighthouse, che mi fu regalata da una cara signora, una professoressa di inglese, che era madre di un mio caro amico che è lì, lui, però lui poi andavamo all'università insieme, lui poi studiava davvero, infatti ora è professore a Princeton, è il dentista di Princeton, io invece sono rimasto un bischero. E la cosa toccante di questo rinvenimento è il biglietto del treno del giorno in cui me lo regalò, che era il 26/3, quindi del 1990, quindi stiamo parlando di 25 anni fa. E questo biglietto era rimasto nella parte, e queste davvero sono quelle cose toccanti, anche un po' inquietanti, in cui fra Virginia Woolf, fra parentesi, dice una cosa bellissima e tremenda, che è: Mr. Ramsay, stumbling along a passage, stretched his arms out one dark morning, but Mrs. Ramsay, having died rather suddenly the night before, he stretched his arms out, they remained empty. Cioè, la morte di Mrs. Ramsay viene messa così, in una parentesi, e questa parentesi diventa una bara, una specie di bara, in cui appunto riposa Mrs. Ramsay. E credo che alla fine poi scrivere canzoni o scrivere romanzi, eccetera, sia occuparsi del fatto che queste braccia sono rimaste vuote, e che quindi, insomma, sia occuparsi di ciò che non c'è in qualche modo fra le braccia.
Siamo a Firenze, Francesco Bianconi sta presentando anche questo La resurrezione della carne. Insomma, torna in mente il canto del paradiso di Dante, in cui la resurrezione della carne a cosa serve? Serve al fatto che poi ci riabbracceremo, cioè non ce ne importa nulla della... Io non so se credo o no, non me lo sono mai posto, però ecco, l'immortalità dell'anima non me ne frega assolutamente niente, però della resurrezione della carne sì, di quello mi importa, di quello mi importa, perché insomma, no. Cioè, Dante dice forse, com'è? Forse non pur per loro, ma per le mamme, per i padri e per coloro che fur cari, mi sembra, no? Cioè, serve a quella roba lì, cioè che poi ti riabbracci, ma davvero. Ecco, la letteratura, credo, e anche le canzoni cercano un po' di fare anche questa cosa, credo. E quindi sono dalla parte della vita, anche quando parlano della morte. A Virginia Woolf moment. That's, I love that. She dispatches Mrs. Ramsey in one line, as you say, in brackets. Yes. And she's been the center of the first half of the book. And I think part of what's important to me about that passage is not, as you say, that Mr. Ramsey is reaching for someone who's no longer there, but we know who it is who's no longer there. And that Mrs. Ramsey has already been resurrected before we knew she was going to die. Yeah, exactly. So, you know, it's life and death and life and death. And I'll see you here after the resurrection, okay? Yeah. Sorry, I went on. That's okay. Bellissimo. Abbiamo un momento che condividiamo su Virginia Woolf. È proprio vero, hai descritto benissimo. La signora Ramsey muore, in quello tra parentesi, sì, e muore in una frase ed è stato il fulcro della prima metà del libro, tutto intero. E secondo me parte di ciò che è importante di quel modo di descrivere la morte di Mrs. Ramsey non è solo, come dici tu, che Mr. Ramsey sta lì con le braccia vuote che non si riempiono, ma è che noi sapevamo già da prima della sua resurrezione, della resurrezione della signora Ramsey. Quindi è un continuo gioco tra la vita, la morte, la morte, la vita, la vita, la morte. Allora, Simone ha iniziato questa cosa della playlist, che in realtà è un po' il tema di oggi. Allora, forza e coraggio, ciascuno di voi mi dica almeno, diciamo, 3-4 ai musicisti, credo 4 scrittori che sono stati determinanti nella loro vita, di musicisti, di scrittori, questo non importa. Mentre a Michael Cunningham chiedo invece 4 musicisti di ogni genere, quello che vuole. Simone ha già detto Virginia Woolf, credo. Cioè, te ne mancano 3. Me ne mancano 3. No. 4. Oh, a 3. Vabbè, che ne so, vabbè, Flaubert per Bouvard e Pécuchet. Che sono un po' come me, insomma, io mi riconosco molto in loro, ma anche forse anche di più per il pezzo di lesso incastrato fra i denti di Carlo Bovary, del povero Carlo Bovary, e che ci fanno amare anche lui e non solo Madame Bovary. Quindi sì, direi anche Flaubert e poi uno. Non storcete il naso, Manzoni, detto piano, perché i promessi sposi, perché benché sia un romanzo in cui ci sono due protagonisti, diciamo la verità, abbastanza insignificanti, tutti gli altri personaggi sono meravigliosi. E allora costruire un romanzo fantastico con due protagonisti
tutto sommato insopportabili, e però con una pletora di altri personaggi che sono uno meglio dell'altro, credo che sia stata un'opera meravigliosa. Basta, direi. No, te manca uno. Me ne manca uno. Via. Allora direi un poeta e non... direi un poeta che per me è T.S. Eliot. E io sapevo tutta la Wasteland a memoria, ora ne so ancora un po', ora non ve la sto a recepire, però credetemi, dico la verità. E, quello che io trovavo e trovo affascinante di Eliot è, come dire, il fatto di concepire il potere dell'immaginazione come qualcosa che è in grado di mettere in relazione cose molto distanti fra loro. Da qualche parte, non mi ricordo dove, Eliot stesso dice Spinoza e due che giocano a carte, ecco. La poesia, la letteratura, direi l'immaginazione ha... che non è la fantasia. Io sono, per esempio, uno totalmente privo di fantasia, ma mi picco di avere un po' di immaginazione. Ecco, l'immaginazione penso sia la forza di riuscire a mettere in relazione cose molto lontane fra loro e farle stare insieme, facendo vedere delle relazioni segrete, nascoste, che in qualche modo non pensavamo ci fossero, eppure sono lì e rendono quello che stiamo leggendo significativo. Allora, sono d'accordo, no, sono d'accordo con Simone su T.S. Eliot, mi spiace, ma è la verità, perché allora dovete sapere che io ho portato all'esame di Stato, ho portato italiano e letteratura inglese. E c'era questa cosa per cui si faceva, per quanto riguarda letteratura inglese, si doveva fare una cosiddetta tesina, come si chiamava, una roba del genere, un lavoro, diciamo, monografico su un autore inglese che si era studiato, e io scelsi T.S. Eliot perché, per gli stessi motivi che ha detto Simone, che sono verissimi, perché secondo me è forse uno dei maggiori poeti di ogni tempo. Mi ricordo anche che dissi al relatore, che era una che invece, ecco, qui entro in contatto e un po' dissento con te, perché la presidente, come si chiamava? Ho perso tutta la terminologia, cioè la commissione, no? La commissione di esame. No, non il membro interno, il capo degli esterni, era il presidente. E il capo degli esterni era questa qua, che non mi ricordo da dove, da quale città arrivasse, super antipatica, molto tradizionalista, molto Dante e Manzoni, ma non che Dante e Manzoni non vadano bene, però questa era un amante di Dante e Manzoni in maniera degenerata, certo. Putrida, direi. Putrida. Bastonabile. E quindi io, che ero un po' rock and roll al liceo, sempre per quella cosa del dispetto che dicevo prima, ero veramente un rompicoglioni io da ragazzo, adesso poi di meno, dissi, lei mi chiese, su, qual è la cosa che ti è piaciuta di più, qual è il tuo autore preferito, come dire, sarà Manzoni o Dante? E io dissi, no, Eliot e Montale, tiè, capito? Dissi una cosa del genere, poi a lei dispiacque molto, ma a me non me ne fregava niente, volevo uscire da quella stanza. Però per dire, T.S. Eliot siamo d'accordo, mi dispiace, ma secondo me tanta gente è d'accordo con noi. Poi vado veloce sul resto, per ragioni di giovinezza, cose che hanno influenzato, tu dici, no? Anche letture giovanili tipo Jack Kerouac, che è banale, però io mi ricordo l'emozione della lettura di, non La strada, ma un piccolo romanzo che si chiama I sotterranei, The Subterraneans, tra l'altro la mia prima band in assoluto si chiamava The Subterraneans, facevamo schifo ma si chiamava così. Non è rimasto un demo? No, sì, c'era qualche cassetta che sto bruciando.
Quindi due me li sono giocati, poi non lo so, un poeta, un altro, mi viene da dire un sacco di poeti, ma non li dirò. Dostoevskij, Delitto e Castigo per me è uno dei romanzi più belli mai scritti. Anche qua credo che c'è molta gente d'accordo con me. E poi il quarto, è la suspense del quarto. Facciamo cose che mi hanno influenzato, che mi è molto influenzato un libro di James Elroy che si chiama I miei luoghi oscuri. Beh, giochiamoci la carta Elroy, perché sono molto amante del genere, del hard boiled, sono amante di Chandler, dei progenitori di Elroy. Poi all'università lessi questo romanzo che si chiamava I miei luoghi oscuri, che in realtà è il suo romanzo meno poliziesco forse, cioè lo è ma in una maniera diversa, perché parla della sua adolescenza problematica, parla del rapporto con sua madre, e mi ricordo che mi sconvolse molto e forse qualche atmosfera di quel libro è entrata in qualche canzone. Okay, Brahms, Schubert, Verdi, certain Quaker hymns, Nina Simone, Hajdakis, Patti Smith, Neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen, my friend Billy Huff, who is writing the soundtrack to my new book, just for me, not for anybody else. Radiohead, did I say Neil Young, did I say Van Morrison, Pope, who were we talking about, I lost them, the Queen is Dead, Smiths. The Smiths, thank you, the Smiths, Shirley Bassey, this new group that I just can't get enough of called Perfume Genius, please don't make me elaborate. Tra l'altro io so, anzi, i frequentatori del Festival degli Scrittori Premio Rezzori sanno che Michael Cunningham canta, perché 2 anni fa, mi sembra, alle Murate ci fu questa divertentissima serata in cui Michael Cunningham salì sul palco insieme a Andrew Sean Greer, che non so se c'era, ma non so se è andato via, che è un altro autore famosissimo, un grande amico del premio, tutti gli anni quando c'è il premio lui viene qui a Firenze e lo frequenta, e fecero questo clamoroso duetto che è rimasto nella storia del rock dal vivo a Firenze. Quindi tu canti e suoni, non solo ascolti, ma sei anche un esecutore di musica. No. And Andrew Greer made me do this. He had a ukulele, and we did a duet, Joan Baez song called Diamonds and Rust. Me l'ha fatto fare Andrew Sean Greer. Lui aveva un ukulele e abbiamo fatto la canzone Diamonds and Rust di Joan Baez. It's very kind of you to say. I can't sing. I don't sing. I don't have a good voice. But it was such a great pleasure to get up one time with Andy and sing a song. As noted earlier, you should look at what you're most afraid of and walk right into it. Right? È molto gentile da parte tua dire che io canto, ma io non canto, non so cantare e non ho una voce, proprio spiacevole. Ma è stato divertentissimo insieme a Andy salire sul palco e cantare e fare quel duetto. Ma come stavamo dicendo prima, bisogna andare a cercare la cosa di cui più hai paura e buttartici a capofitto. Bene, io a questo punto lascerei la parola a voi, se avete delle domande da fare, qualcosa da chiedere a Michael Cunningham,
a Francesco Bianconi e Simone Lenzi, loro sono qui a disposizione. Magari proprio sulla questione, io non so se ci sono tra voi musicisti, aspiranti scrittori o qualcuno che vuole chiedere qualcosa su questo rapporto musica-letteratura. Anybody want to sing a song? Oppure magari se ci vuoi accennare qualcosa. Perché la voce da cantante ce l'ha, diciamo, cioè una bella vociona. Sì, una singer's voice, though, she says. Oh, it's a cigarette. La. Alzati, perché magari così. Volevo chiedere a Michael Cunningham come suonava nella sua testa la canzone di Tyler nell'ultimo romanzo della Regina delle Neve. Che quando lo leggevo, dentro di me suonava come l'alleluia di What did it sound like the Tyler's song in your last novel? When I was reading it, I was thinking of Leonard Cohen's Hallelujah. Yes, yes, yes. Could everybody hear the question? Avete tutti sentito la domanda? Yeah, yeah, yeah. It was like Leonard Cohen's Hallelujah, but not as good. Era come l'Alleluia di Leonard Cohen. And that's what drives him crazy, because it's not as good, and he knows that. Ed è questo ciò che lo fa impazzire, perché non è bella come quella, e lui lo sa. So if you would just get up and sing a bad version of Leonard Cohen's Hallelujah, that would be, I'd be so grateful. Later out in square. Sì. Il film Le Ore ha una colonna sonora straordinaria. The Hours is the film. It's an extraordinary. It's an extraordinary music score. Yes, yes, yes. What do you think of it? Oh, I love it. I want to make sure everybody heard the question. La domanda era che il film del suo romanzo Le Ore ha una colonna sonora straordinaria. Che cosa ne pensa, Michael? The soundtrack to the film of The Hours was Philip Glass. And what they wanted, the director and the producer, was music that would be something like Virginia Woolf's Language, that would be not just background, but powerful and dynamic, like that sentence or two. What sentence? Sorry. The Virginia Woolf sentence. Oh, oh yeah, okay. Yeah. Okay. La colonna sonora è di uno straordinario musicista, Philip Glass. E il regista e il produttore cosa volevano? Volevano una musica che fosse paragonabile al linguaggio di Virginia Woolf, cioè che non fosse una musica solo da sottofondo, ma che fosse una musica potente, forte, potente e dinamica, come quella frase, quella citazione che prima ci ha letto Simone. And they did a couple of unorthodox things, which Hollywood people ordinarily don't like. E hanno fatto un paio di cose poco ortodosse, che normalmente alla gente di Hollywood non piacciono. They turned the music up about a half louder than movie soundtrack music usually is. Hanno alzato il volume della musica circa la metà in più rispetto al livello normale della musica in un film. And you only hear music in that movie during the less dramatic scenes. The music is there to help propel you through the quieter scenes, to give them more life and more depth. E si sente la musica solo nelle scene meno drammatiche. E la musica sta lì apposta per farti attraversare i momenti più quieti, più calmi. And during all the big dramatic scenes, there's no music. In tutte le scene maggiori, le scene più drammatiche, non c'è affatto musica. Because we felt that people who would go to that particular movie didn't need to be told how to feel during the dramatic parts.
Abbiamo pensato che le persone che andavano a vedere quel particolare film non avevano bisogno che qualcuno gli dicesse che emozioni dovevano avere durante le scene drammatiche. Qualche altra domanda? Silenzio. Allora, se non ci sono altre domande da fare, io chiuderei qui il nostro incontro. Magari, chissà, da questo tavolo nasce una collaborazione, Michael Cunningham, Francesco Bianconi e Simone Lenzi, non lo so, un nuovo gruppo, cosa possiamo ipotizzare? Che nome dareste a questo gruppo? There is a light that never goes out, right? You know what I mean. Grazie a Michael Cunningham, Francesco Bianconi e Simone Lenzi. Il festival ovviamente prosegue domani, una giornata densissima di eventi. Io per brevità ricordo che domani sera Francesco Bianconi sarà di nuovo qui per un reading dal suo nuovo libro La risurrezione della carne, con accompagnamento di musica. Ci sarà Andrea Baiani a presentarlo. Un grazie e seguite il Festival degli Scrittori. Grazie, arrivederci. Thank you very much.